This is correct. This is correct coordinates. Frontex helicopter over. C'è un elicottero di Frontex che ha praticamente avvistato un barcone di migranti e sta trasferendo. There is a unreported radar target ahead of you. Over. C'è un guardiacoste turco nelle vicinanze. Eccoci a Skiros. 10 ore da Limnos. Adesso facciamo un piccolo passaggio in mezzo a quei due isolotti e poi andiamo nel marina di Limeni Marina, perché domani è previsto un po' di scirocco e brutto tempo e rimarremo lì un paio di giorni al sicuro, noleggiamo un motorino e andremo un po' in giro finché il tempo si rimette, dopodiché di nuovo esplorazione. Pieno di grotte qui, deve essere proprio un'isola con dei fondali bellissimi. Ecco il passaggio stretto, la profondità ci dicono che sia 5 metri, speriamo. Che colori, eh? Ragazzi, siamo arrivati a Skiros, siamo nel centro dell'Egeo e adesso non poteva mancare Erbacchi de noi altri. Vabbè, va. Al centro dell'Egeo, mortacci sua. Skiros, un bel localino sul mare, questa è la marina, sono delle barchette. Qui c'è la Calypso. Qua il localino. Abbiamo il motorino, la marina, tutto controllato. Wow, ti hanno messo anche la scaletta. Sì, la pedana da regina. Skiros Sport Farm. E qua abbiamo il gommone. E chi si muove più da qua? Gommone, barca e motorino. Iniziamo l'esplorazione dell'isola di Skiros, dove la mitologia racconta che allo scoppiare della guerra di Troia, la mamma di Achille lo travestì da donna e lo nascose tra le figlie del re Licomede, finché non fu scoperto da Ulisse. Guarda che bougainville meraviglioso! La cittadina di Skiros, o meglio la Cora, sorge sopra una collina ed è un labirinto di viuzze con negozi e taverne. Troviamo quello che resta di un'antica fortezza veneziana, costruita sopra un'acropoli, forse il castello di Licomede. Dentro il castello c'è una piccola chiesetta, recentemente restaurata e aperta al pubblico da poco più di 2 anni, dove però non è possibile riprendere o fare foto. L'altare fu fatto dai veneziani ed era placcato d'oro. Tutto intorno vi sono degli affreschi risalenti all'anno 1000 e vediamo anche una pala in argento che raffigura San Giorgio, il protettore dei crociati. Muries. Questa è la fattoria dove hanno questa specie di cavalli, schiriani si chiamano, che hanno la caratteristica di essere molto piccolini, sono alti a 1 metro, non di più. E la legge, dicono che sono quelli che utilizzò Alessandro Magno. Beh, ma Bucefalo era piccolino allora. Ma non credo, secondo me è più una leggenda. Bello, io mi berei una birra. Siamo nella fattoria dei cavalli, abbiamo mangiato un'insalata greca e lì ci sono i volontari a cui gli danno vitto alloggio, i ragazzi che in cambio accudiscono i cavalli, li aiutano nella fattoria. Se avessi 20 anni farei subito. Sì, eh? Sì. Perché questi ragazzi sono tutti brutti. Ma al di là di quello è un'esperienza bellissima, minimo 3 settimane.
e ti giri anche l'isola. Sì, con l'autostop. Poi insomma non mangiano neanche male. Adesso ho 50. Ah, 50? Sì, 50. In tutto il mondo 300. Ma in questa fattoria 50. Quindi è la più grande. Che brave che siete. Adesso viene la televisione, è strano, ma oggi viene, penso che per fare un documentario. Ah, bene. Sì. Ma io ho visto su internet, è famoso questo. Sì, sì, questo posto sì. E voi quanto tempo state qui? A minimo 3 settimane. Tre settimane. Ma è un progetto con l'università? No. E noi l'abbiamo cercato su internet. Su internet? Sì. Bello. E poi siamo andati. Sei appassionato di cavalli, chiaramente. Sì, sì, bueno, io studio veterinaria in mio caso, ma non tutto il mondo. Non tutti. No, non tutti studiano. Beh, ma è bello che i giovani stiano insieme con questi progetti. Molto bello. Sì, sì. Poi conosci gente nuova. Chiaro, di diversi punti del mondo. Lei l'ho già persa, partita con. Qui sono tutti i ragazzi, guarda, fantastico, sono tutti i ragazzi giovani. Come hai sentito, fanno qualche settimana qui, si vedono l'isola, conoscono, arrivano da tutte le parti del mondo. Bellissimo. Sì. Verresti subito. Penso che siamo nel periodo sbagliato. Come 20 o 19 ragazze e 4 ragazzi. Sei troppo vecchio però. Però vedi che ho pensato tutto. Giusto, sì. Una cosa molto bella di questa isla è che noi facciamo molto autostop e la gente è molto simpatica, molto gentile. Devo mandare questo video a un mio amico che è appassionato di cavalli, ma anche di ragazze. Allora Mauro, qua sono 20 ragazze, più o meno di 20 anni, credo, sì. E 4 ragazzi. Siamo nati nell'anno sbagliato. Che bel bello che ha. Sì, è morto. No, te vai, non siamo Agis Focas. Focas. Verso la punta sud, la punta nord. Max ha trovato la sua casetta per la pensione. Amo. Anche il molo. Esatto. La mande bianco. Sono un po' di alghe. Poletai. Intanto adesso gli inquilini sono due capre. Sì, questa è Pescos Beach. Ci sono 20 metri per scendere in spiaggia. Sono tutti gradini. Andiamo a vedere. È strano anche qua l'ombra sotto le piante. Sì, ti siedi qua sui gradini. Situazione. Dopo un'infruttuosa pesca a base di tracina, ripieghiamo in un bel locale sulla piazzetta di fronte alla Calypso, dove gustiamo uno spaghetto all'aragosta buonissimo. Dobbiamo sacrificare la pesca per un bagno. È bellissima. Sì. Ci mettiamo anche la maschera di pinna.
questo è il nostro Cristo. Vai lì. I nostri amici. Bellissimo. Ragazzi, stiamo andando alla doccia disco. È l'ora. Un appuntamento immancabile. Esatto. Ecco qua. Ragazzi, l'ho filmata perché non ci si crede, sono nelle docce della Marina di Schiro. Io ve l'ho filmato perché non, è da non credere. C'è fino la, c'è la macchina che fa le bolle. La doccia disco! Mo me lavo.